Col presidente della cestistica torrenovese, Basilio Agnello. Presidente, una sconfitta dopo quattro vittorie di fila, quella contro Barcellona, che non ci voleva proprio. Assolutamente no, diciamo che siamo andati forse un po' troppo convinti della nostra potenzialità. Abbiamo preso un po' sotto gamba il fatto che loro mancava il migliore elemento che hanno in questo momento a disposizione ed eravamo convinti di averla in tasca già la partita. Purtroppo invece le cose sono andate diversamente, senza nulla togliere comunque ai meriti di un'ottima Barcellona con degli ottimi elementi. Diciamo che forse è la squadra che ha più da recriminare in questo campionato. Adesso l'ultima gara in casa contro il Birrificio Messina, una gara dichiaratamente da vincere per agguantare questi playoff. Diciamo che abbiamo un solo risultato utile questa domenica ed è quello di vincere. Il nostro obiettivo sono i playoff e lo diciamo dall'inizio della stagione. Purtroppo abbiamo avuto un inizio un po' a handicap, poi piano piano siamo cresciuti. Diciamo che il nostro limite più grosso siamo noi stessi, nel senso che quando i nostri atleti non hanno le motivazioni giuste non riescono a dare il massimo. Credo che questa di domenica troveranno tutte le motivazioni per fare un'ottima gara. Chiediamo ai nostri supporter, ai nostri tifosi, a tutti quelli che ci seguono di essere presenti qui al Palatorre per sostenerci. Credo che sarà prima di tutto un bello spettacolo, una bella gara di sport. Ci auguriamo di arrivare, di raggiungere l'obiettivo per poi sperare in qualcosa in questi playoff, e non si sa mai.